Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi siamo in compagnia di Rossella 5. Ciao a tutti. E la canzone che impariamo oggi è... La differenza di Gianna Nannini. Yeah. Cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone si compone di 6 accordi all'inizio che sono Sol maggiore, quindi partendo dal Do, dove ci sono i due tastini a sinistra, Re, Mi, Fa, Sol, Sol, Si, Re, forma il Sol maggiore, poi avremo il Re minore, quindi Re, Fa, La, poi proprio il Do maggiore, che conosciamo bene, Do, Mi, Sol. Dal Do maggiore passa al Do minore, quindi il Mi diventa bemolle, quindi Do, Mi, bemolle, Sol. Poi avremo il Mi minore, Do, Re, Mi, Mi, Sol, Si, Mi minore. E poi ancora Do e Re, che già abbiamo visto. E la canzone fa così, la conosciamo bene. Ma dove vai senza di me? Visto quanta confusione, le strade tornano da noi, ma è proprio vero che siamo qui. Bene, il Re si ripete per 2 volte. Poi c'è ancora un'altra strofa e si arriva all'apertura del brano, che è un ritornello, dove gli accordi restano uguali ad eccezione del La minore che si aggiunge. Quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Do, Mi, La minore. E farà così, parte sempre dal Sol. E poi non so chi sei, ma forse amare non sapere mai abbastanza. Giù il La minore uguale. Quando non mi parli più. Bene, poi la canzone ripete questo ritornello e si arriva allo special, dove gli accordi rimangono uguali ad eccezione del Fa maggiore, quindi Do, Re, Mi, Fa, che sarà l'ultimo accordo nuovo che incontriamo. Fa, La, Do e Fa maggiore, e fa così. Ho abbracciato il deserto fuori e dentro di me, tutto quello che avevo io l'ho dato a te. Sei... Bene, poi dopo questo ripete, diciamo, sempre il ritornello. Ed è sempre uguale fino ad arrivare al finale. Ve lo facciamo sentire, ma comunque gli accordi si ripetono sempre uguali. Sei ancora tu, ma tra noi due la faccio io la differenza. E chiude con il Do. Bene, come abbiamo visto, anche questo era un brano molto semplice da suonare al pianoforte. Io ringrazio Rossella. Grazie a te, maestro. Per averci dato una mano e vi lascio in descrizione, come sempre, un link su dove trovare il testo con gli accordi. Quindi, se cliccate sulla freccetta qui in basso, vi esce la descrizione e ci sono i link sotto. Perché a volte mi hanno chiesto, ma dove stanno i link? Qui sotto. E in più la diteggiatura per entrambe le mani. E un altro paio di link per imparare gli accordi al pianoforte. Ciao ciao, alla prossima. Ciao.